Ciao, sono Francesco Massagli di Pianoforte Web. In questo video vediamo tre nuovi pattern ritmici per accompagnare il stile pop rock. Il pattern ritmico numero 1 si basa su una progressione armonica formata sui gradi sesto, quarto, primo e quinto. Quindi in tonalità di Do maggiore gli accordi saranno La minore, Fa maggiore, Do maggiore e Sol maggiore. I rivolti utilizzati per questa progressione sono La minore in secondo rivolto. Per passare alla triade maggiore di Fa, sposto il Mi su Fa, quindi passo dal secondo rivolto di La minore all'accordo di Fa in posizione fondamentale. Poi per andare sull'accordo di Do, tengo la nota in comune Do nel registro più acuto e sposto le altre due note, quindi da Fa alla Do vado a Mi Sol Do. E per suonare l'accordo di Sol suonerò in secondo rivolto Re Sol Si, passando da Do in primo rivolto, mantengo la nota Sol in comune e vado alla triade di Sol. La mano destra suona una ritmica in ottavi continui. La mano sinistra suona una linea di basso a note singole che inizia con la nota fondamentale sul battere del primo movimento e sull'elevare del secondo, poi sul quarto movimento con due note di passaggio si collega all'accordo successivo. Il pattern ritmico numero 2 si basa su una progressione formata dal primo, quarto, sesto e quinto grado. Sono gli stessi accordi del pattern ritmico numero 1 disposti in una sequenza diversa. In tonalità maggiore di Do gli accordi saranno Do, Fa, La minore e Sol. I rivolti con cui suoneremo questa progressione sono l'accordo di Do in secondo rivolto, lo collego con l'accordo di Fa in primo rivolto e poi andrò sull'accordo di La minore in posizione fondamentale e l'accordo di Sol in posizione fondamentale. Il ritmo della mano destra si basa sull'anticipo dell'accordo successivo sul levare del quarto movimento, quindi suonerò il primo accordo per la durata di tre quarti. E poi suonerò di nuovo sul battere del quarto movimento, mentre sul levare suoneremo l'accordo della battuta seguente. La mano sinistra suona la nota fondamentale ribattuta all'ottava, suonando sul battere del primo movimento, sul levare del secondo e poi di nuovo sul battere del terzo. L'esempio numero 3 si basa sulla progressione primo, secondo, terzo, secondo. In tonalità di Do avremo quindi gli accordi Do maggiore, Re minore, Mi minore e poi di nuovo Re minore. Il ritmo armonico stavolta è di due accordi per battuta, quindi ogni accordo dura due quarti, e suoneremo questa progressione con gli accordi in secondo rivolto. Il ritmo della mano destra dell'esempio numero 3
Inizia con due semi minime per il primo accordo, due crome per l'accordo di Re minore e l'anticipo sul levare del quarto movimento dell'accordo della battuta seguente, quindi dell'accordo di Mi minore. Nella battuta successiva suonerò sempre Mi minore sul battere del secondo movimento. E poi di nuovo sul terzo l'accordo di Re minore con la figurazione in ottavi. Quindi tutta la progressione ritmica si sviluppa su due battute. La mano sinistra suona la nota fondamentale ribattuta all'ottava con una ritmica che alterna la nota più grave a quella più acuta.